Agenzia delle Entrate, come mi possono scoprire che ho un conto segreto in Svizzera? Salve, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio legale a Paradeplatz Zurigo. Rappresento clienti in tutto il mondo che hanno problemi col conto in Svizzera. Negli ultimi 2 anni ho assistito clienti americani con conti segreti in Svizzera ad aderire al Offshore Voluntary Disclosure Program, la legge sul rientro dei capitali copiata dagli italiani per scrivere la Voluntary Disclosure italiana. Una delle domande più frequenti dei miei clienti è questa: come il fisco può scoprire che io ho un conto segreto in Svizzera? Come fa l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza a scoprirmi? Io non ho una palla di cristallo e non posso dire se vieni scoperto o se non vieni scoperto e come vieni scoperto, ma quello che posso dire con certezza è: se ti scoprono sono guai seri e non ti bastano i soldi che hai in Svizzera sul conto per pagare le sanzioni e tutte le conseguenze finanziarie. Senza parlare poi delle sanzioni penali. Qui si rischia la libertà personale. Il clima della caccia alle streghe agli imprenditori italiani che esiste ora in Italia criminalizza imprenditori incensurati che normalmente vivono completamente nell'onestà. Oggi evadere non è più considerato come un delitto cavalleresco, ma è considerato come un crimine vero e proprio. I casi più frequenti sono le soffiate, le dritte all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate vive di queste delazioni che partono dalla ex moglie, dall'amante, dall'impiegato infedele. Tanti clienti mi dicono: mia moglie non farebbe mai una cosa del genere, la mia ragazza non mi darebbe mai in pasto ai leoni. Invece la realtà è sì, e si è mostrata assai diversa. Sono proprio i divorzi, sono proprio le separazioni che danno tantissime informazioni al fisco. I grillini, quelli del Movimento 5 Stelle di Peppe Grillo, vogliono copiare il whistleblower americano e vogliono onorare il whistleblower con il 30% dei ricavati raccolti dall'evasore. È una copia uno a uno dagli americani, cioè gli italiani stanno copiando la legislazione americana, il 30%, come in America. In America la voluntary disclosure ha avuto un successo inaspettato. Il whistleblower più conosciuto è Bradley Birkenfeld, ex impiegato del Credito Svizzero di Ginevra, che ha incassato 103 milioni di dollari dall'IRS per aver fornito nomi di clienti. Il fisco italiano ha imparato molto bene copiando gli americani. Già oggi il fisco italiano premia i comuni in cambio di nomi di evasori. La settimana scorsa il Finanzamt in Germania ha acquistato una compact disc con nomi di clienti con conti segreti. Quindi abbiamo il fisco tedesco che si comporta da ricettatore, cosa mai vista fino ad oggi. La pressione sulla Svizzera è in aumento. Un tribunale cinese ha confermato che un blocco di fondi evasi al fisco è legittimo. Altra cosa mai vista fino ad oggi. Però la pressione sulla Svizzera è in aumento. Il segreto bancario ha perso i denti. Le banche svizzere hanno paura del governo italiano. Il conflitto di interesse tra banca svizzera e il suo cliente evasore aumenta da giorno in giorno. Succederà la stessa cosa che è successo con i clienti americani. Il cliente italiano fa bene a non fidarsi più dei consigli della sua banca svizzera. Perché c'è un conflitto di interesse qua. Visto che gli italiani copiano gli americani, arriverà il giorno in cui l'Italia arresterà qualche banchiere importante svizzero per metterlo sotto torchio sul territorio italiano come l'hanno fatto gli americani. Così gli americani hanno tirato le informazioni fuori. Cosa fare in questo momento? Aspettare non è la strategia giusta, anzi bisogna far presto approfittando della voluntary disclosure italiana che offre sanzioni ridotte. Fai il primo passo per risolvere il tuo problema. Telefoni adesso sullo 0041 79 790 4444 e fissa un appuntamento gratuito nel mio studio a Zurigo, sul territorio svizzero, per pianificare e discutere com'è la voluntary disclosure italiana, usufruendo dell'anonimato più completo. Questo è molto importante. La prima consultazione è gratuita. Fai il primo passo per risolvere il tuo problema col fisco italiano. Telefonami adesso. Se non hai un conto segreto in Svizzera, ma ti è piaciuto questo video, clicca su subscribe e abbonati al mio canale YouTube per ricevere altri video che illustrano il mondo del private banking.
Se hai un amico che potrebbe avere un conto in Svizzera, naturalmente non dichiarato, girali questo video e aiutalo a capire cosa sta succedendo. A tutti una bella giornata, grazie per l'ascolto. E non dimenticate di telefonarmi se avete una domanda.